Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare il video dedicato alle mie penne. Voglio farvi vedere tutte le penne che ho. Ce le ho qui, alcune magari le avete viste se avete guardato il video dedicato agli acquisti di Tiger che però avevo caricato sul canale un po' di tempo fa, ma ce ne sono altre che non ho mai fatto vedere qui sul canale. È la prima volta che faccio un video dedicato alle penne, quindi oggi che volevo rilassarmi un pochino, stare 10 minuti in vostra compagnia, ho pensato di mostrarvele tutte. Ho sia penne che matite, quindi direi di partire subito perché sono tantissime. La prima che voglio farvi vedere è questa, che è molto particolare, è una penna da borsa ed è una penna a forma di rossetto. Praticamente qui c'è il tappo e questa è la penna. È un po' consumata perché sono tantissimi anni che ho questa penna, quindi è vissuta, è stata all'interno della borsa un sacco di tempo, quindi dove c'era l'argento qua purtroppo adesso risulta rovinata. Però è comunque una penna veramente molto particolare. Poi le new entry sono sicuramente le quattro penne che avevo comprato da Tiger. Una è questa che mi ricorda molto la discoteca degli anni 70. Poi c'è questa che ha ancora il cartellino attaccato, che è molto carina e molto femminile. Questa sicuramente è quella che mi piace di più. Poi, sempre presa da Tiger, c'è questa che è veramente fantastica. Quando scrivete fa anche rumore. È veramente una cosa particolare, mi piace, mi diverte, mi mette allegria questa penna. Poi c'è questa in stile orientale, giapponese, insomma, con questa donnina, e anche questa davvero molto carina. Un'altra penna molto particolare è questa. Questa è un gadget di un'azienda genovese. La particolarità è che questa sfera in origine si illuminava, quindi bastava picchiare qua sopra e si illuminava la penna, però adesso sono tantissimi anni che ce l'ho e quindi purtroppo non funziona più. La tengo più che altro per ricordo, però quando si accendeva e si illuminava davvero era una penna particolare. Poi, sempre dedicata ad un'azienda genovese, ho un'altra penna che è in particolare della banca Carige ed è questa. È bella perché ha sopra la casa. Vedete, qua c'è la casa. Non mi ricordo come è arrivata in casa mia questa penna. Forse questa banca aveva fatto una pubblicità legata all'assicurazione sulla casa o qualcosa del genere e sopra la penna c'era appunto questa casa, però davvero è molto particolare, molto carina, quindi l'ho tenuta. Poi ho questa penna invece che è dedicata a St. Mary Glise, che è un posto che si trova in Normandia, al nord della Francia, ed è molto famoso perché durante la Seconda Guerra Mondiale un paracadutista era rimasto appeso alla facciata della chiesa. Proprio per questa ragione si era salvato la vita. Ovviamente è diventato sordo perché c'era la campana comunque proprio attaccata al suo orecchio, però comunque è passato, diciamo, alla storia per questa ragione. Se voi andate a St. Mary Glise, su questa chiesa potete vedere un manichino del paracadutista che è rimasto appeso alla chiesa. Io sono andata in questo luogo e avevo preso appunto la penna, che non so se potete notare che all'interno qui della penna c'è un paracadute, c'è un paracadutista. Comunque, insomma, questo è un souvenir, un ricordo comunque di quel luogo. Questa è una penna invece acquistata al santuario di Lourdes. Non ve l'ho fatta vedere nel mio video dedicato a Lourdes perché questa non l'ho comprata io, me l'aveva regalata mia mamma tanto tempo fa, quindi non faceva parte dei miei acquisti, diciamo così. Comunque all'interno, non so se lo vedete, c'è la Madonnina di Lourdes. Poi ho questa penna che è di legno ed è un po' particolare, ha questo marrone scuro con questi fiori rosa, fucsia, con queste foglie, con questa parte in cima che sembra un po' un fungo. Sono sincera, non mi ricordo assolutamente dove ho preso questa penna. Poi ho una penna che praticamente è di peluche, che è questa, che ha un elefante in cima. È proprio fatto tutto di peluche, anche il rivestimento della penna è fatto in questo tessuto e poi c'è il suo tappo in fondo, normalissimo. Poi ho due penne francesi, questa che è dedicata a Mont Saint-Michel, che è un posto veramente, veramente particolare. Se non l'avete visto, vi consiglio di andare a vederlo perché è qualcosa di magico quasi. Questa comunque arriva da lì. E poi, sempre dedicata alla Francia, ho questa penna che invece è della Costa Azzurra, quindi ci sono delle immagini sopra, dedicate alla Costa Azzurra.
Poi ho questa che è tutta dedicata al cenacolo, ci sono le immagini dell'ultima cena. Questa l'avevo presa proprio quando sono andata a vedere il cenacolo a Milano con i miei genitori. Ero andata lì e fuori c'era un negozio che vendeva tutti i souvenir e avevo preso questa penna. Questa è una penna egiziana invece che è stata presa in Egitto, mi è stata regalata. Questa è molto carina, c'è la sfinge e poi ci sono tutte le immagini egiziane. È una penna comunque che scrive anche bene, devo dire, questa. Poi voglio farvi vedere una penna che mi aveva regalato mio papà tantissimi anni fa, perché ero proprio una bambina quando mi ha regalato questa penna, ed è questa. Questa è una bellissima penna che scriveva benissimo. Purtroppo tanto tempo fa mi è caduta e non riesco più ad utilizzarla perché la molla praticamente è saltata, non sono più riuscita ad aggiustarla e mi dispiace veramente tantissimo, però siccome è un regalo di mio padre, io ho conservato lo stesso la penna, anche se non è più utilizzabile, però io continuo comunque a tenerla. Poi ho questa della Disney che ha Minnie in cima, ha questo pelo qua in fondo, è una penna tutta rosa, proprio dedicata alla Disney. Credo di averla comprata quando ero andata a Disneyland Paris tanti anni fa, perché altrimenti non so come sia arrivata in casa mia. Sicuramente l'avevo presa in quell'occasione. Poi ho un'altra penna di legno. Con questo personaggio che adesso io sinceramente non vi so dire chi sia perché non mi ricordo né dove ho preso la penna e né chi sia il personaggio dipinto sopra, comunque una penna di legno. Poi un'altra penna di legno che arriva dalle zone di montagna del Trentino è questa. Questa è proprio una tipica penna che ricorda il tronco dell'albero. Eccola qua, questa è molto, diciamo, molto diffusa in quelle zone. Poi ho due penne di Essence. Essence è l'azienda che vende profumi e che vende prodotti beauty, quindi non Essence, quella che tutti amiamo e conosciamo, ma quella che si scrive con la S finale. Comunque io avevo preso dei prodotti da questa azienda un po' di tempo fa e avevo preso anche queste due penne. Mi piacevano molto perché c'è il classico like fatto così e anche questo. Era una penna comunque che mi sembrava originale, carina e l'ho presa per la mia collezione. Poi ho una matita che arriva direttamente da New York, infatti c'è anche la scritta New York sopra, non so se la vedete, spero di sì perché so di avere delle luci un po' particolari, c'è la Statua della Libertà, c'è la bandiera americana, quindi insomma c'è la gomma, anche questa è una bellissima matita. Poi ho una matita con la sua gomma che è molto poetica perché l'ho presa a Recanati nella casa natale di Giacomo Leopardi. Questa è la penna, è molto normale, diciamo così, perché è una semplice matita blu, però sopra c'è scritto Giacomo Leopardi e poi c'è l'infinito scritto sopra, non so se riuscite a vederlo. E c'è anche la gomma con scritto Casa Leopardi. Ero andata in questa località che si trova nelle Marche, sicuramente lo sapete, e in quell'occasione avevo preso appunto questa matita, tanto per avere il ricordino. E adesso le ultime tre penne e matite che vi faccio vedere sono dedicate interamente al Natale, perché c'è questa penna che è proprio natalizia, c'è la faccia di Babbo Natale con il cappello, la barba, c'è l'albero di Natale sopra ed è un po' particolare perché ha la molla, quindi quando voi scrivete si muove ed è molto simpatica, è un po' bombata come penna, vedete che è un po' particolare. E poi ci sono queste due matite, questa al pupazzo di neve con il cappello, con la sciarpa, molto carina, anche questa verde con gli alberi di Natale. E poi c'è questa che è rossa e ha il viso di Babbo Natale, un Babbo Natale un po' nordico, con questa barba un po' lunga che ricorda molto San Nicola e che comunque, insomma, stanno benissimo soprattutto a Natale. Ecco, queste sono tutte le mie penne. Io devo dire che anche se ufficialmente non le colleziono, però quando mi arriva qualche penna un po' particolare, poi la tengo. Quindi diciamo che non è una collezione proprio ufficiale, però poi di fatto lo è diventata, perché se io le tengo tutte all'interno di una scatola, alla fine è una specie di collezione. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete delle penne particolari, se le conservate, se vi piacciono. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.